Pippo Franco. Aspetta, ma questa volta era veramente lui. Hai ragione, Silvano. Forse è meglio cominciare dall'inizio. Non ricordo precisamente che giorno fosse, ma sarà stato il primo o il secondo sabato di marzo. E io avevo appena finito di lavorare. Addirittura nuova. Eh già, una chitarra assolutamente nuova. Era un provino troppo importante. Ne avevo già fatti tanti e non erano andati bene. Insomma, quella volta ci credevo proprio. Quindi non c'era niente di interessante. No, ero arrivato a consultare anche le pagine delle TV locali, ma nulla di che, le solite cose. E così decisi di accettare l'invito di Sergio per quella benedetta cena. E in quel momento mi ha chiamato mia moglie per dirmi che Giulia voleva andare via di casa. Sì, stavo partendo per Roma. Il provino era a Roma. No, non è che non fossi dispiaciuto per Stefania, è che io sono fatto così, sono un tipo un po' particolare. E dai, amore, adesso ci vado a parlare io e vedrai che sistemiamo tutto, ok? Speriamo. Speriamo. Si può sapere dove cazzo vai? Da Luca. Vado da Luca. Solo lui mi capisce e mi appoggia. Giulia, ma che stai dicendo? Ma sei impazzita? Ho bisogno di trovare un lavoro vero, papà. E il padre di Luca mi assumerà nella sua azienda. Scendo subito, amore. Si può sapere almeno che azienda è?
un'apicoltura. Un'apicoltura? Sì. Cioè, scusa, hai sentito tua figlia? Praticamente va a raccogliere il miele. Sì, papà. Perché almeno il padre di Luca non mi ha scartata. Giulia, ma che stai dicendo? Ma sono anni che studi per stare sulle punte in sala da ballo. Adesso fammi capire, vuoi andare a sudare sotto il sole della campagna? Ma mi spieghi dove sono finiti i tuoi sacrifici, i tuoi sogni? Sogni, papà? Beh, questo mondo li ha trasformati in incubi. Hai capito? È il mondo che... Gentilissima, ti faremo sapere, puoi andare. Allora, chi è il prossimo? È una ragazza, una cantatrice, Silvia... Silvia Perilli. Mi chiamo Silvia Perilli, sono una cantautrice e vorrei cantare una mia canzone. Ah, che cosa mi piace di me? Silvia, dai, muoviti, ti stanno chiamando. Sì. Joy! Silvia! Silvia Perilli? C'è Silvia Perilli? Silvia, Silvia, aspetta! Prendi questa maglietta e indossala per il provino. Ti porta... Due primi al 16, porta sti due primi al 16, che quelli sono 20 minuti che stanno aspettando. Oh, e datte una mossa, bella figlia, eh? D'altra parte, scusami, io non ti voglio stare a rimproverare ogni volta qui sul lavoro, ma sta trattoria è pure la tua, no? Oh, ma tu mi stai a sentire? O stai con la testa tra le nuvole a pensare ancora a sti cazzo dei provini? Lo sai che diceva la buon'anima di tuo nonno? Nella vita non bisogna pensare ai sogni, ma li bisogni. Hai capito, il nonno? Dai, forza, piglia sti due piatti e portali a quelli che sennò se ne vanno. Ma hai capito, Max? Grazie. Giulia ha deciso di mollare, hai capito? Beh, ma dico, è da quando aveva 5 anni, da una vita, che l'accompagno a scuola di danza, le pago le lezioni, la vado a riprendere. E lei che fa? Molla, così. E poi la cosa pazzesca è che è bravissima. Si è diplomata alla Scuola Nazionale di Danza, ha vinto 4 premi, 3 borse di studio e non lavora. Non riesce a trovare una scrittura, un lavoro. C'è niente da fare in Italia, se non fai un talent, sei un cazzo di nessuno. Ma Max, ma mi ascolti, ma che pensi? No, niente. Stefania. Stefania, la tua ragazza, allora? Ex. Come ex? Praticamente, ieri. Cioè, te ne rendi conto da solo, no? Da quant'è che non facciamo un esterno? Ah? Da quant'è? Lo sai? E non mi tirare fuori la pasquetta a San Giuseppe, perché è stata una cosa tristissima! Vuoi vedere l'RVM? Te lo faccio vedere? No, non lo vuoi vedere perché era triste! Comunque, con Faride, il nuovo corteggiatore, sai? Però non c'è stato niente, cioè ci ho fatto una, due, tre esterne, qualche bacetto, però poi niente di più. L'ho lasciato a Candida, che è la nuova corteggiatrice. Poi è una stronza tremenda. Cioè, ti rendi conto? Lei fa le chiamate da privato. Ma che cosa trash è? Ma non lo fa più nessuno! E beh, perché non rispondi? Perché non rispondi? Guarda che devi scegliere anche tu, Con Lucrezia. Perché lei è del trono over. Non puoi fare tutti e due i troni. Lo sanno tutti. Comunque, ti posso dire una cosa. Cioè, stai male sul trono. Anzi, manco c'entravi sul trono. Mi hai fatto venire le mie cranie. No, Maria, io non ce la faccio. Maria, io esco. Me ne vado a Temptation Island.
E così se n'è andata a Temptation Island. Temptation che? Island. Temptation Island. Sì, ma che cos'è? È l'ennesimo programma di Maria De Filippi. Sì, ma che cazzo è? Ma che ne so, è un programma. Ci sono queste coppie che vanno su un'isola, che si mettono le corna. Poi ci sono dei tentatori, delle tentatrici. Vabbè, un troiaio, insomma. E dai. Stefania che fa? Fa la tentatrice. La troia. Ma dai, Sergio. Il mondo si evolve. No, di famiglia si può dire che questa sia la parte più triste della nostra. Ah, Mario, scusami, ma c'era la nazionale. La nazionale? Ah. Ma tu stai ancora a seguire la nazionale? Lo vuoi capire che il mondo si evolve? Guarda il gesto, si evolve. E siccome il mondo si evolve, io non posso vedere più la nazionale. E dai. Si evolve, Sergio. Ah sì, il mondo si evolve. E tu lascia sta sti talent, sti programmi che ti fanno solo male a questa bella capocetta che c'hai. Il futuro sta nel calcio, nella nazionale, perché il mondo si evolve. Lo vuoi capire? Si evolve. La vedo un po' abbacchiata, non le è piaciuto l'abbacchio a lei? Come no, anzi. Ah, beh, vedi gli altri che stanno andando. Poi Fede. Allora? Sei ancora a Roma? Com'è andato il provino? Non è andato. Ma come? Eri così sicura questa volta? Questo è stato l'ultimo tentativo. I talent in Italia l'ho provati tutti e più di una volta. E quindi? Non sarà mica un provino in più ad abbatterti? Abbattermi? Andare a Roma non serve a niente. È solo una perdita di tempo. Loro sanno già perfettamente che devi entrare nel programma ed è così da sempre. Ti fanno cantare due parole di una canzone e poi ti mandano via come se nulla fosse. Ma dai. Silvia, ma che dici? È da sempre che ti sbatti per diventare cantautrice? Che fai? Hai perso solo tempo fino ad ora? Oh, ma non è che parli così per invidia? Ma Federica, quale invidia? No! E poi non ho perso tempo, ho finalmente capito che ad ogni edizione entrano solo gli amici degli amici e al serale ci arrivano solo i raccomandati e io le raccomandazioni non ce l'ho. Vabbè, ma quindi? E quindi, porca puttana, non solo dovrò fare sto lavoro di merda per tutta la vita, ma dovrò anche sentire mio padre dire che ci aveva ragione. A proposito, lo senti? Dai, devo andare. Ciao, Federì. Ciao. Ci sentiamo domani. Ciao. Ciao. Silvia, sempre attaccata a sto telefonino, eh? Scommetto che stavi a parlare dei provini, delle canzoni. E basta con queste canzoni. Nella vita non si canta, si deve lavorare. Vuoi cantare? Quando si canta? Sotto la doccia. E quando è che si fa la doccia? Dopo il lavoro. Oh, brava. Vai al 19 che ci hanno bisogno, va. Roma non fa la stupida stasera, dammi la mano a farglielo capire. Che poi, Max, se ci pensi, Stefania ti ha lasciato per colpa dei programmi di Maria De Filippi. Mia figlia Giulia sta male per colpa di sti cazzo di programmi di Maria De Filippi. Io non ne posso più. Poi mi dispiace pure, perché in fondo lei non è male, è brava, però fa programmi di merda. Io se potessi vorrei farle capire dove sbaglia, se ci fosse la possibilità. Io la rapirei. Rapire? Ma come si fa? Max, era un modo di dire. Basta andare agli studi Helios in via Tiburtina, dove registrano Uomini e Donne, alle 14.35. Alle 16.10 Maria De Filippi esce, la va a prendere Alberto, il suo autista, che si posiziona con l'auto fuori dagli studi. Ma voi non la rapite in quel momento, perché lei si ferma sempre a salutare Sabina, la sarta, e poi Ugo, Teresa e Lorena della redazione. A quel punto Maria De Filippi esce al civico 16.31 e se qualcuno di voi due si finge il sostituto dell'autista, che casualmente quel giorno sarà malato, perché io so dove abita e so come farlo ammalare, ecco che il gioco è fatto. E se volete io ci sto. Questo è il mio numero. Sì, papà? Ma questa è una matta. Ma la conosci? No. Cioè, credo sia la figlia di Mario. Questa è completamente matta. Però è bella. Mm-hmm.
Muoviti, cammina. Fa piano così le spezzi un braccio. Appunto. Un attimo che apro le finestre. Ma che cazzo apri le finestre? Accendi la luce piuttosto, no? Se non ti stai zitta te lo spezzo veramente sto braccio, eh? È che non c'è corrente, per quello voglio aprire le finestre. Come non c'è corrente? L'hai pagata la bolletta? Ma che ne so, qua ci pensa mia mamma. Ci pensa tua mamma? Eh sì, sarà per via del lavoro. Oh, cavolo! Ma che c'hai il cellulare acceso? Spegnilo! Sto controllando se mi sono ferito. Se non spegni immediatamente le ferite, te le viene a controllare direttamente la guardia medica della polizia. Spegnilo! Spegnilo! Ah già, perché voi dite che... Spegnilo! 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 Oh, a me il sangue fa impressione. Una famiglia di farmacisti e gli fa impressione il sangue. Fai a controllare il contatore piuttosto. Guarda. Hai visto che funziona la luce, Sergio? Ma non chiamarmi per nome, coglione! Che hai paura? Qui al massimo può sentirci il fantasma di mia nonna. Oh, ragazzi, non è che c'avete dello Xanax da somministrargli a chili? Io non ce la faccio con questa. Signora, potrebbe smettere di mugugnare? A lei viene il mal di gola, a me viene l'emicrania e... non serve a nulla, va bene? Grazie. Questa, quindi, che ne facciamo? Come che ne facciamo, Silvia? Cioè, scusate, abbiamo Maria De Filippi e non sapete cosa farne. E non sapete cosa farne? Perché tu invece solo la casa ci hai messo, no? E la macchina. Dobbiamo farle del male. Del male in che senso? Tipo farla stare in piedi nuda al gelo. Ma che cazzo dici? Estate, ma che gelo? Guarda, se mugugna un'altra volta, ti giuro che la metto in piedi nuda nel frigo. Chinottino? Signora Maria De Filippi vuole assaggiare il chinottino. Ma che è venuta in villeggiatura? Questa deve soffrire! Scusate, possiamo portarla in un'altra stanza? Potremmo portarla nel covo. Perché avete anche un covo? Covo. Seguitemi. E così ce l'avevamo fatta. Mi sembrava impossibile. Mi sembrava impossibile, ma Maria De Filippi era nella masseria di famiglia. Era forse l'occasione più importante della mia vita. Non so ancora perché, ma in quel momento ho capito che le cose non si sarebbero messe bene. In fondo eravamo solo tre disperati e ho capito che quella storia poteva finire molto male. Me lo sentivo. Teresa, credimi, io lo sentivo. Lo sapevo dall'inizio che parlarci non mi sarebbe bastato. Era tutto perfetto. Oh, quasi! Thank you.
Allora? Che facciamo adesso? La torturiamo. Ma che torturiamo? Ragazzi, ma avete capito che abbiamo rapito Maria De Filippi? E che possiamo farle capire che può fare programmi migliori, più culturali? E tu che cazzo stai leggendo? Ho scaricato il decalogo del rapimento perfetto e ho preso appunti. Sentite. Allora, la prima cosa da fare è individuare il soggetto. Fatto. Secondo, avere una forte motivazione per compiere il gesto. E ce l'abbiamo. Terzo, individuare un luogo sicuro dove tenere l'ostaggio. Ce l'abbiamo. Quarto, incappucciarlo e non rendere riconoscibile il luogo. Fatto. Sei, trattare l'ostaggio con decoro. Nella 5? Hai saltato la 5 nel tuo elenco? Sì. Non mostrare mai i volti all'ostaggio e non chiamarsi per nome e trovarsi dei nomi di battaglia. Appunto. Vabbè, ma prima mica ho detto Sergio Di Marco. Tu sei veramente un coglione. Sette, non creare disaccordi all'interno della banda. Vabbè, ho capito, ci penso io. Dove cazzo vai? Io faccio i fatti, mica le chiacchiere. Poggio sto cazzo di coltello. Deve soffrire come soffro io. Punto 9. Torturare solo se necessario. Ecco, lo senti, lo dice pure il decalogo, solo se necessario. È necessario o no? No, punto. Sì, invece sì, per me è più che necessario. Silvia, ma che cazzo ti prende? La violenza è un mezzo, non un fine. Non deve mica confessare qualcosa? No, punto. E quindi per voi? Qual è il fine? Sull'altro telefono. Certo, ma è staccato. Quindi il primo squilla vuoto e il secondo è staccato. Va bene, ho preso qualcosa di aggiorno. Ragazzi, anche Maurizio non sa niente. Ma sapete se ho qualche altro impegno? No, a noi non ha detto nulla. Ma qualcuno ha contattato la segretaria? Sì, l'ho appena chiamata io, ma anche lei non sa niente. Ha solo detto che se Maria non si presenta all'intervista con l'Espresso, chiami i carabinieri. Punto 8. Avere cura dell'ostaggio e provvedere ai bisogni primari, bere, mangiare, eccetera. Ed infine il punto 10. Aspetta. È vero, non ha mangiato niente. Max, vai a vedere se vuole qualcosa da mangiare. Io? Sì. Ma perché? Hai paura? No. E allora vai. Sì, ma perché io? Facciamo i turni. Sì, ma perché io? Perché facciamo i turni in ordine alfabetico. Max, Sergio, Silvia. Però, se non sbaglio, l'ordine alfabetico si fa per cognomi, no? Anche in tal caso saresti il primo. Ciao. Mamma. Ciao amore, hai sentito tuo padre oggi? No. Sono 3 giorni che non lo sento. Va bene. Dai, appena so qualcosa ti chiamo. Ok. E saluta Luca. Va bene. Ciao. Amore, io ho finito, vado a farmi una doccia. Ti raggiungo subito, Luca. Thank you.
la segreteria telefonica di Sergio Di Marco. Lasciate un messaggio dopo il segnale acustico. Grazie. Sergio, ma che fine hai fatto? Insomma, il quarto messaggio che ti lascio, mi puoi chiamare per favore? È quasi ora di cena, io sono già qui al ristorante. Ti sto aspettando. Quindi? Caramelle. In che senso? Vuole le caramelle. Per cena? Ah. Caramelle. La compraste caramelle? Sempre io. No, sono alfabetico, ordine alfabetico. Avete anche una scheda massaggio qua per la signora? Sì, in effetti sì. Al primo piano, forse funziona ancora. La stanza Max, padrona... per favore. All'ala est. Ma vai a prendere ste cazzo di caramelle? Grazie. Silvia, si può sapere che ti passa per la testa? Rabbia. La mia è rabbia. Sì, ma che c'entra? Qui tutti e tre abbiamo rabbia, ma non mi sembra che né io né Max vogliamo farle del male. Ma tu hai mai fatto un provino? Sei mai stato scartato? No. Io no. Ma mia figlia... Sì, ma non tu. Tu non puoi capire che significa. Tua figlia sì, tu no. E tu non puoi capire che significa avere una figlia. Un padre soffre due volte. Ma lo sai che significa avere tua figlia lontana 500 km per uno stage? E vedere che tutto questo non serve a nulla, non realizza i suoi sogni, né la rende felice. E tutto questo perché? Perché c'è qualche raccomandato di qualche talent che ti passa davanti. La tua non è rabbia, Silvia. Alfabetico. Ordine alfabetico. Scusi, ci vuole ancora molto. Ci vuole il tempo che ci vuole. Che? Ma non le sai che è successo? Che disgrazia. Che è successo? Maria. Non si trova. In che senso? Mi sa che sarà sorpresa. Ma Maria chi? Maria De Filippo. Ma dove? A Dogori. È Maria, la pecora di Filippo! Oh, Filippo! Mi sei ritrovata! No. Ma come è scappata? Oh, strano, appena accesa la brace, quella è scappata. Si è fatta la brace e la pecora, Narbe! E te che è Narbe? Da volevi mangiare, disgraziato, che stai sciupata? Grazie! Il lavoro suo! Maria! 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 No, all'inizio no, anzi. All'inizio, quando dovevamo pianificare il sequestro, non solo andavamo d'accordo, ma...
alle 14.35 esce dagli studi e va a salutare la sarta e la redazione. Ok, ma invece nell'esattezza gli studi Helios dove stanno? Europa occidentale. No, dico con precisione, dove è l'altezza della Polonia? No, la Polonia è il bar all'angolo, gli Helios sono la Germania. Però porca puttana, pure noi, dai, pianificare un sequestro con la piantina del risico. La terza volta che ti dico che la stampante è rotta. Sì. Vabbè, comunque, ricapitolando, noi da dove veniamo? Dalla Siberia. Mm. Alle 16.10 la carichiamo in macchina. Mm. Perfetto. E invece per raggiungere la masseria, poi, una volta attraversati gli Urali, per dove passiamo? Ucraina, Medio Oriente, India. No, 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 quello è il paese. Per andare alla masseria dobbiamo continuare e girare a destra e dobbiamo arrivare in Nuova Guinea. E questa è la masseria? Perfetto. Beh, ragazzi, che dire? Beh, mi sembra che ci siamo. Mi sembra che il piano sia impeccabile. Ragazzi, sono contentissima. Stiamo facendo una cosa importantissima, una cosa che riscatterà le nostre vite e quella di molti altri. Scusate. È mia moglie. Amore? Amore, sono alla partita di calcetto, te l'avevo detto, no? Caffè? Un orzo al ginepro? Caffè. La Giulia, l'hai sentita? Va bene, non ti sveglio, ciao. Ciao. Silvia, questa sei tu? Sì, sono io da bambina. Era la prima volta al mare insieme. Siamo io e mia madre. È mancata 4 anni fa, però è sempre qua con me. Caffè? Sì, grazie. Vincenzo, ma io non lo vivo mica come un problema. È che mi attrae proprio questo mondo dello spettacolo. È che, non lo so, mi mette allegria, mi fa sentire meno solo. Mi sembrano come persone di famiglia, capisci? E così mi basta un semplice particolare che la mia immaginazione... La macchina del capo ha un buco nella gomma. Mi fa il pieno? Il pieno? Lei c'ha la faccia da pieno. Senta, che vuole, le accise della guerra in Etiopia o vuole le accise del ratto delle Sabine dell'antica Roma? Accise del ratto delle Sabine? Voglio l'ultima Sabine, ovvio. Scusi, il bar in paese è aperto? Il bolognese? Certo, il bolognese è chi lo chiude? Il bolognese. Ma pompa non pompa, qualcuno viene da Roma. Bolognese. Chissà chi sarà. Eccoci qua, mortadella di prima scelta. Nel senso che l'ho scelta prima. Torni a trovarci. Sicuramente, arrivederci. Buongiorno, salve. Io lo so che cosa vuole lei. Che cosa voglio? E le tagliatelle alla bolognese. Magari. Me lo dica a me. Io lo dico sempre a mia moglie, ma perché non fai un piccolo cucinino qua? E mi fai le tagliatelline, eh? E invece no. Perché lei fa la dieta, capito?
In cosa posso servirla? Avrei bisogno di caramelle, ne avete? Ui, noi abbiamo le migliori caramelle della zona, sì. Con queste caramelle, lei ci dà che ci dà e che ci dà. Vuole un ostaggio? Come? No, dicevo, vuole un assaggio? Ah, no, poi non solo per me, che me ne importa. Allora, te le preparo subito. Eccoci qua. Lei se ne intende? Gente come lei andrà lontano, velocemente, come razzi. Come razzi? Vedo il resto. Razzi. Come razzi. Come razzi. Buongiorno. Oh, ma chi è questa persona? A me non mi piace per niente. Giua, ti dico un consiglio da amico. Fatti le cazzate. Bravo. È che è veramente brava. E glielo dico non perché sono il padre. I più grandi coreografi le hanno sempre fatto dei complimenti incredibili. Anzi, io sono sicuro che se lei l'avesse vista le sarebbe piaciuta tantissimo. Senta, ma non potrebbe darmi il numero di telefono di qualche dirigente, capostruttura, insomma qualcuno che conti veramente? Non perché lei non conti, non volevo dire questo, è che magari lei sarà impegnatissima. E che glielo chiedo perché mia figlia è veramente brava. Io non voglio favoritismi, ma è proprio brava, bravissima. Vabbè, io adesso vado e comunque torno subito. E cioè non subito subito perché adesso viene la ragazza a portarle la cena, sa, i turni alfabetici. Però lei nel frattempo non si muova e che dirle, ci pensi. Perché mia figlia è veramente brava, Bravissima. Allora? Allora? L'hai parlato? Chi? Ho sentito che le parlavi. Che l'hai detto? Niente. Che le ho detto? Ho detto che non va bene. Lei è brava, bravissima, ma non va bene. Non va bene. Non va bene. Ma solo queste c'erano. Ma dite, le caramelle? No, queste vanno benissimo. Sergio, è il suo turno. Porto la cena alla signora. Fare cazzate. Questa è completamente pazza. Ma non è pazza. È particolare. È particolarmente pazza. Ma dove l'hai trovata? Dove l'abbiamo trovata? Anzi, è lei che ha trovato noi. Ci siamo trovati. Sergio? Sergio, dove vai? Sì, abbiamo restaurato, cercando però di lasciare intatta la struttura originale. Veramente bello. Sapessi quanto ci è costato. Vabbè, ve lo potete permettere, no? Se avessi io una farmacia. Senti, invece del casale a fianco, che ne state facendo? Ah, sì, è vero. Stiamo ricavando ulteriori stanze da una vecchia stalla. Bellissimo. Già, state facendo i lavori. Sì, però gli operai non torneranno fino a lunedì. Quindi entro lunedì la dobbiamo risolvere la questione. E infatti il punto 10. Allora? Allora, si mangia? Lo stavo per dire anch'io. Perché c'è anche da mangiare qui?
Vuoi non ci sia qualcosa da mangiare? Ogni tanto vengono i miei cugini qui. Qui solo biscotti. Biscotti pure qua. Ancora biscotti. Ma qua avete solo biscotti e chinotti. Allora, chiariamo, chiariamo. Innanzitutto sono biscottini e chinottini. Sì. È per via di mio nonno, nonno Tino, nonno materno. E uno zio ha aperto un'azienda e adesso produce il chinottino. E l'altro mio zio invece produce... Il biscottino. Il biscottino. Shh. Zitti. Mi hai lasciato il cellulare di là. T'avevo pure detto di spegnerlo. Eh no, ce l'ho qui, ce l'ho qui. No, io non l'ho proprio portato. Oh, cazzo! Che si fa? Meglio. No, no! Va distrutto. Come distrutto? Sì, bisogna disintegrarlo, sennò ci trovano in un paio d'ore. Sperando che non abbiano già avviato le ricerche. E allora dallo a me, lo porto nella rivista degli attrezzi e lo distruggo. Muoviti. Scotti. Gerry Scotti. Tu mi devi spiegare come cazzo è possibile che c'è un ristorante e non sai cucinare. Ma che cazzo vuol dire? Uno che c'ha un cinema deve saper recitare. Ma vaffanculo, va. Ma vaffanculo tu! Ma mo che ho fatto adesso? Non dicevo a te, dicevo a questa. Allora? L'hai distrutto? Eh? Il cellulare l'hai distrutto? Ha chiamato Gerry Scotti. Gerry Scotti. Sì, ma il cellulare l'hai distrutto, sì o no? Sì, sì, sì. Ma prima di distruggerlo, ha chiamato Gerry Scotti. Gerry Scotti. Gerry Scotti. Finiremo nella merda. Vabbè, ho capito. Vado a comprare da mangiare. Ce l'hai i soldi? Mi stava veramente dando sui nervi. Il fatto di andare a fare la spesa era più una scusa per staccare un po' che fame vera e propria. Ah, a proposito, vuoi mangiare qualcosa? Un po' di frutta? Vuoi la pizza? Ti va? Magari. Ma che cazzo stai facendo? Vuoi la pizza? Ti ordino la pizza. Dammi qua. Sta pensando Silvia. Ma fra l'altro ha preso la tua macchina. Ah, ok. Intanto a me sta uscendo l'herpes. Questa è febbre da stress. Stress che mi state facendo venire voi due. Poi perché si chiama febbre nascosta se si vede benissimo? Buonasera, buonasera, buonasera. Il chinottino glielo lascio qui, lo prendo come un sì. Ah, per qualsiasi cosa io sono di là, eh. Può chiamarmi Max. Ah, dimenticavo. Prima l'ha cercata Gerry Scotti. Gerry Scotti. Gerry Scotti.
Tu adesso mi spieghi per quale motivo non l'hai perquisita e non l'hai tolto il telefono. Io? No, forse tu non hai capito. È meglio che io non le metta le mani addosso. Però potevi dirlo subito, no? Ma perché dovevo farlo io? Certo. Sei l'unica donna. Era ovvio che lo facessi tu, era scontato. Era scontato? Allora, era scontato che cucinassi io. Era scontato che la perquisissi io. Era scontato che dovessi andare a fare la spesa io. Praticamente dovevo fare tutto io. Sì. È stata tua l'idea. Tu ci hai messo dentro questa storia e ora tu mi tiri fuori. Ti tiro fuori? Guarda che questa cosa l'abbiamo decisa tutti e tre insieme. Stavo scherzando. Io quella sera ho fatto una battuta, la rapirei. E zitto tu! La verità è che tu hai sfruttato la mia rabbia, facendomi il lavaggio del cervello. E lui sta qui solo perché l'hai fatto innamorare di te. È vero? E adesso chi cazzo è? Il muratore. Max, vai a vedere chi è. Io. Quindi tu praticamente non fai un cazzo. Tu intanto vai di là e falla stare zitta. Ah, Max, vedi chi è, cosa vuole e soprattutto mandalo via subito, ok? Smetti di vedere personaggi famosi ovunque, chi cazzo era? No, no, è Pippo Franco. Pippo Franco. E non l'hai mandato via? Ma il signor Pippo Franco... Max, mandalo via subito. Max, sei da solo, eh? Chi è? Scusi il disturbo, ma qua non c'è nessuno. Può aprire, per favore? Scusi, io sono di passaggio. Sono qui con un'attrice. Abbiamo condotto un evento qua vicino. Ma siete aperti? No, no, no. Come vede siamo in ristrutturazione. Ma possiamo mangiare una cosa al volo? No, oltretutto abbiamo solo biscottini. Di quest'anno? No, scaduti da 6 mesi, ma noi li mangiamo lo stesso. Ah, ho capito! Ha capito? Certo. Cosa ha capito, scusi? Che è una situazione un po' particolare, ecco. Vada, vada, vada. Buon divertimento, buonanotte, grazie. Grazie, grazie, grazie a lei. Complimenti per tutto. Sì. Grazie. E torni a trovarci. Ah, volentieri. Ah, qui c'è un paesaggio bellissimo. Si rimane rapiti. Silvia, dobbiamo andarci. Cosa? Poi ti spiego, dobbiamo andarcene. Ma che succede? Chi era? Pippo Franco. Pippo Franco? Pippo Franco. Che voleva? Che cazzo ne so, so solo che ce ne dobbiamo andare da qua. E di quella che ne facciamo? Ma che ne so, la lasciamo qua e scappiamo. No, oh, questa è la masseria della famiglia di mia mamma. E così ci vado di mezzo solo io. Quindi? La riportiamo a casa? Certo, certo, la portiamo a casa. Così ci telefoniamo, risponde Costanzo e ci fa di tua. Ma, scusate, non c'è un posto isolato dove poterla lasciare, questa iena? In effetti sì, c'è uno zoo qui vicino. Possiamo lasciarla là. Uno zoo? E quanto dista?
2 km al massimo. Oltretutto è sempre aperto, anche di notte. Ok, portiamola lì. Scusa per prima, per aver detto a Silvia che ti sei innamorato di lei. Figurati, me ne ero già scordato. Davvero? No. Possiamo andare. Dove l'hai lasciata? Nella gabbia dei lama. Nuda. Tu sei completamente Sto scherzando! E quindi, adesso, che si fa? Io non sono d'accordo. Su cosa? Su lasciarla da sola. Abbiamo fallito, abbiamo perso una grossa occasione. Sa il mio nome. Cosa? Dobbiamo andare a riprenderla, questo coglione gli ha detto il mio nome. E quindi adesso siamo punto a capo. Non ci libereremo di lei neanche dal vivo. Ci scusi signora per il trambusto, ma sa, per noi è la prima volta. Cioè, anche l'ultima. Nel senso che... Vabbè, ci vediamo dopo. Abbiamo Maria De Filippi da quasi 10 ore qua con noi. Sai quanta gente vorrebbe essere al nostro posto? E voi due volevate farmela lasciare allo zoo per liberarla. Sono 2 mesi che pianifichiamo questa cosa. Pianifichiamo cosa? Pianificare senza un piano? Dai, stiamo facendo un sequestro come fossimo dei ragazzini, su. Ma tu perché sei qua? Che volevi fare? Farle cambiare idea, no? Farle capire che programmi di merda fa, no? È quello che vuoi anche tu. Ma dai, questi poveri ragazzi che vivono contemporaneamente 2 vite distinte. Mentre studiano, firmano autografi. E gli chiedono pure i selfie. Io voglio farle capire che può fare programmi più meritocratici e possibilmente più umani. Ma lui? Te lo ricordi com'è stato lasciato? Sembrava di assistere a una puntata di Uomini e Donne. Lasciato da un cervello imbevuto di stereotipi, semplicemente disumani.
Ma scusa, ma le devo dire a te queste cose? No, non le devi dire a me. È semplicemente che abbiamo due idee diverse. Tu sei un idealista e pensi di poterla cambiare. Io so che questa cosa non avverrà mai e voglio punirla. Facendole del male. La tua non è rabbia. È odio. Che alla luce del sole mi sono legata a una persona nel dialogo e in tutto quello che ne segue. E sapendo benissimo che tu mi avresti visto. Ma tu non ti sei neanche lì domandato, ma cavolo! Ma che sta facendo? Perché si sta avvicinando un'altra persona? Tu guardi Max, ma che io mi sono avvicinato. L'hai vista Stefania? Te lo sei domandato? Sì. No, perché si sta divertendo, eh? Temptation Island. Vabbè, una volta che l'abbiamo portata in Nuova Guinea, che ne facciamo? Allora, una volta arrivati alla base, se non vi dispiace vorrei pensarci io. Ho le idee chiare dall'inizio alla fine. Max, sei sicuro che la masseria è libera ogni fine settimana? Sì, sono sicuro. Però se volete chiamo mia madre, chiedo, ci accettiamo. Sì, sì, dai, chiamala. Si può sapere che cosa hai in mente? Salvare il mondo? In un weekend? Forse anche meno. Mi fido di te. Mamma, sì, ciao. Scusa allora. Che hai combinato questa volta? No, no, niente, niente. Volevo solo sapere, ma ci sono ancora i lavori alla masseria? Ci sono lavori che continueranno tutta l'estate. Ma perché? Che è successo? No, 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 niente. Sai, sono con una ragazza e vorrei portarla lì per un weekend. Ma certo che puoi andare. Di sabato gli operai non ci sono. Ma chi è questa ragazza? Ah, a proposito, hai visto Stefania Temptation Island? Si sta proprio divertendo, eh? Lo so, si sta proprio divertendo, lo so. Va bene, grazie mamma. Ciao, ciao. Oh, mi raccomando, non bere i chinotti dello zio. Stai attento alla porta d'ingresso perché proprio dietro ci sta un vaso etrusco autentico. Stai attento, non lo rompere. Sì, mamma, sì. Ciao, ciao. Tutto a posto? Tutto a posto. Ottimo. Io sono sicuro che in questi due giorni le faremo capire i suoi errori. Certo, e saremo così persuasivi che raggiungeremo il nostro scopo. Tu davvero pensi che riusciremo a cambiare i palinsesti di Mediaset? Certo, cambierai i suoi programmi. E dopo il lavaggio del cervello, mai più merdate, mai più persone illuse, mai più Stefani. Giusto, Max? Giustissimo. Io non ce l'ho veramente con lei. Ce l'ho col suo modo di fare televisione. E quindi con la sua idea di società. Eh già, distruggono i sogni dei ragazzi. Anche qualcosa di più concreto dei sogni. Cioè? La carriera. E la vita. Giusto. La vita e la carriera. Ma Max, scusa, perché il percorso di un ingegnere si deve chiamare carriera e quello di un artista, di un ballerino, sogno? Ma te li immagini se invece dei concorsi pubblici li selezionassero attraverso i talent? O se un insegnante, un primario, venisse selezionato attraverso il televoto? Lo capirà. Ed è proprio per questo che voglio fare quello che stiamo per fare. Io sono con te, Sergio. E vedrai che lo capirà. Con le buone o con le cattive, lo capirà. No, aspetta, aspetta. Come con le cattive? Cioè, non vorrei mica farle del male. No. No, due giorni di lavaggio del cervello e poi la mandiamo a casa.
Che facciamo? La verità è che tu hai paura. Beh, ormai sì. Abbiamo fatto il passo più lungo della gamba. Silvia, anch'io non vorrei perdere questa occasione. Ma vorrei pure uscirne vivo. Chiamiamo un avvocato. Come un avvocato? Sì, non hai un amico avvocato? Una persona che possa aiutarci? Un amico, ma anche un avvocato? No, io no, ma... Max ha suo cognato che è avvocato. Perfetto. Max! Max, avremmo deciso. Devi chiamare tuo cognato, ci serve un avvocato. Giampiero, a quest'ora? No, quello mi ammazza. Ma poi che gli dico? Gli spieghi la situazione, senza entrare troppo nei particolari, soprattutto non fare nomi, e gli dici di venire qua. Ma non verrà mai! Va bene. Ci provo. Che cazzo hai combinato questa volta? Giampi, ciao Giampi. Sì, scusa allora, sì, è una cosa importante, sì, una domanda, avrei una domanda. Più che altro una curiosità per un mio amico. Dunque, se questo mio amico avesse per sbaglio sequestrato una persona, che cosa gli succederebbe? Che cazzo hai combinato questa volta? Ma no, io, no, il mio amico. Dove sei? Alla masseria. Dove? Alla masseria. Aspettami là, non ti muovere. Va bene, ti aspettiamo. Ti aspettiamo chi? Ma chi è a quest'ora? Quel coglione di tuo fratello. Ma è andato un'altra volta a liberare i nani dal giardino della vicina? Magari. E che ha fatto? Devo raggiungerlo alla masseria per capire in che casino si è cacciato questa volta. Vabbè, io intanto vado al bagno, Vieni qui. Che prima era diverso. Adesso è cambiato tutto. Stefani è cambiata. Prima ti innamoravi di una persona. Adesso ti innamori del mostrare la tua intimità. Prima l'amore lo sussurravi. Adesso lo spiattelli ai 420. Ma così si perde la sincerità dei sentimenti. Prima ti accontentavi di raccontarlo ai tuoi amici. Adesso lo fai davanti a una telecamera. Il tradimento una volta era un dolore, adesso è spettacolo. Il sesso. Una volta lo facevi a casa tua. Adesso la casa è quella di un grande fratello. E
Stefania c'è cascata con tutte le scarpe. E l'ho vista cambiare. È per questo che ora sono qui. Ed è per questo che... mi sono innamorato di te. Che poi nella vita, no, le cose che contano, no, le cose veramente importanti. Entriamo. Che cazzo avete combinato? Abbiamo fatto una cazzata. Senza perdere tempo, andando subito al sodo. Abbiamo rapito Maria De Filippi. Chi? Maria De Filippi. De Filippi. Maria De Filippi. Questa è una cazzata come quando mi dicesti di aver aperto un allevamento di lama? E dove sarebbe? Di là. Coglione, ma questa volta ti sei superato e questa volta o vai in galera o muori. Muoio? T'ammazzo io! Eppure quei due che andate dietro a questo coglione. Sì, scusami Giappiero, forse hai ragione. Lo so che può sembrarti assurdo, ma noi abbiamo i nostri buoni motivi. Ma che cazzo avete? Avete 10 anni di galera, questo avete, e non ve li toglie nessuno. Io non voglio sapere niente. Chiamo la polizia. No, la polizia assolutamente no. Io voglio andare fino in fondo. E se non ti sta bene per quanto mi riguarda, te ne puoi anche andare. Ecco, Giappiero, questo è il punto, Ti dobbiamo spiegare. Ma che cazzo vuoi spiegare? Porca puttana, avete rapito Maria De Filippi! Giappiero, ho capito, ma ti devi dare una calmata, però, Ti ho detto che abbiamo i nostri buoni motivi. Qui ci sono motivi etici e morali per aver fatto quello che abbiamo fatto, per aver compiuto questo rischioso gesto. Qui c'è in ballo il destino culturale del nostro paese. Qui c'è in ballo l'articolo 605 del codice penale, un bel processo e 10 anni di galera. Un processo? Se dobbiamo essere processati noi, allora noi processeremo lei. Ma chi devi processare? Ma chi sei tu
per processare. Chi è lei per condizionare la testa di milioni di italiani e trasformarli in ebeti? Ma che cazzo mi ha fatto questa qua? Lei almeno il suo lavoro lo sa fare. E voi? Tu sei un farmacista che non sa mettere nemmeno un cerotto. Tu hai un ristorante e non sai nemmeno cucinare. E tu sei un ragioniere che nemmeno ragiona. Wow, e questa l'hai rubata a Totò? Io non ho mai rubato nulla in vita mia, tantomeno esseri umani. A me non me ne frega un cazzo. Vi do il tempo di una sigaretta per cercare un accordo. Se non lo trovate, io entro là dentro e faccio quello che devo fare. Ma che deve fare? Questa è completamente pazza. Ma dove l'avete trovata? Al ristorante. E comunque non è pazza. È particolare. Maria De Filippi. Non voglio dire che sia una persona cattiva, assolutamente, questa è una cosa brutta. Voglio dire che la considero forse un nemico dell'umanità. Ma non... Perché parla di cose futili, sentimentali, ci mancherebbe altro. Se ne può parlare anche in modi poetici e profondissimi. Ma per quella sua determinazione a trasformare ogni aspetto della vita umana in qualcosa di mercificabile. Sentite? Che vi avevo detto? Te l'avevo detto che non so cucinare. Ma che dici? Sono sicuro che sarà buonissima. Speriamo che ci sia almeno qualcosa da bere. Solo chinotti avete qui? Che è un mio zio. No, è una storia un po' lunga. Oh, Sergio, è buonissima. Devi assaggiare, è buonissima. No, no, grazie. Preferisco dei crackers, così mi tengo leggero. Ma uno come te? Ma come ha fatto a innamorarsi di una come Stefani? No, è che in effetti sono un tipo un po' particolare. Solo per dirtene una, pensa che una volta sono andato in vacanza da solo nel Grossetano, nella riserva della Diaccia Botrona, solo per fotografare il Lixobricus minutus. E che cos'è? Il tarabusino. Il tarabusino? Sì, ma che cazzo è? Che ne so. Che cos'è, Max? Giusto, giusto. Sono sicuro che lo conoscete col nome di Quacco. Vabbè, comunque un volatile della famiglia degli Ardeidi. Che bello, Max. E poi? E poi, mentre ero lì appostato da 10 giorni, ho incontrato, fantastico, un gruppo di Hare Krishna. No. Wow. E sento come una voce. Sento il bisogno di unirmi a loro. E così ho fatto. Sono rimasto nella loro comunità per 6 mesi. Nel loro tempio, a Villa Vrindavana. E poi, piano piano, ho iniziato anche a ricoprire ruoli importanti, gestivo cose. Ad esempio, curavo le visite guidate. Ed è lì, così, che ho conosciuto Stefania. In Toscana? A Villa Vrindavana. E Stefania che cosa ci faceva lì? Stefania è architetto ed era lì per lavoro e aveva curiosità di conoscere il nostro tempio. Io curavo le visite guidate e Stefania si è lasciata guidare. Hai capito il nostro seduttore? Seduttore? È che sono un po' particolare. Mi spieghi che cazzo ci fai tu qui? Coerenza. Io combatto per le cose in cui credo. Si chiama coerenza. Quella che tu non hai mai avuto. Silvia,
Mi sembra il momento meno indicato per tirare fuori questa storia. È stato bello, è stato un amore sincero, ma avere una moglie e due bambini non è uno scherzo. È stata questa la mia coerenza, aver scelto loro. Dopo 3 anni che ti sei divertito con me? Adesso Silvia, fidati. Non è questo il tuo problema principale. Mi spieghi che cazzo hai in mente? Non si tratta di giustizia solo per me. Se in quei 3 anni tu mi avessi amata veramente, non mi avresti fatto questa domanda. Non hai capito che nei guai ci finisci anche tu se non ci aiuti? Io nei guai? Io non ho fatto nulla. Vuoi che tuo cognato, e quindi tua moglie, abbiano la certezza di quello che hai fatto stando con me? Silvia, non mi mettere nei casini. E allora tu adesso ci aiuti. E come? Prima cosa non chiami la polizia. E poi come contribuire a portare a termine il nostro piano, io non lo so. L'avvocato sei tu. Fatti venire in mente qualcosa. Signori, buone notizie. Ho un piano. Ormai l'azione l'avete compiuta e avete avuto anche molto coraggio e molta fortuna. Quale sarà il destino dell'ostaggio nella stanza attigua? Sarà ella stessa a delinearlo. In che senso? Signori, le faremo un processo. C'è quello che ha detto Silvia prima. Ah, è già stato detto. Questo significa che c'è un accordo tra le parti. Quale sarà l'esito? Quale sarà la pena? Quale sarà la sentenza? Come in ogni processo imparziale, sarà il giudice a deciderlo. E il giudice sarà Sergio. In effetti io 2 esami in giurisprudenza li diedi, eh? E come in ogni processo che si rispetti, l'imputato ha diritto ad una giusta difesa, che sarà rappresentata dalla mia persona, avvocato Giampiero De Mellis. Ah, si sente? No, ogni tanto mugugna. Lo fa di suo, diciamo. Ah, bene. E il qui presente Max sarà il cancelliere. Io? E il ruolo integerrimo di pubblico ministero sarà ricoperto dalla qui presente Silvia Perilli. No, scusa, ma fino a 10 minuti fa non rischiavamo la galera? Ma chi l'ha detto? Cioè, la rischiate ancora, ma siamo in Italia. Chi ci va in galera? Al massimo vi farete un annetto di servizi sociali che a loro modo sono utili e divertenti. Vabbè, quindi che dovremo fare adesso? Ecco, vi dovete preparare secondo i ruoli testé assegnati. Il cancelliere porti le prove. Ce l'ho pronte da un mese. Adesso vado e preparo il video sul computer. Il pubblico ministero prepari le motivazioni dell'accusa e il giudice si concentri sulla sua imparzialità. Avete un quarto d'ora a partire da adesso. Colleghi, cosa dirvi? Buon lavoro! José, dimmi. Mi spieghi come cazzo avete fatto? Buongiorno. Buongiorno. Alberto non è potuto venire,
Ah, no, no, Alberto oggi no, ha chiesto un giorno di permesso. Oggi ci siamo qui noi. Noi chi? Noi, io. Pazzesco. In quanto tempo l'avete pianificato? Un paio di mesi. E in due mesi non avete pensato cosa fare dell'ostaggio? Abbiamo fatto l'errore di pensare solo al sequestro. Cioè, l'azione l'abbiamo pianificata nei minimi dettagli, orari, parrucche. Abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare. Ma per il resto ci siamo affidati a Silvia. Solo che questa è completamente pazza. Tu pensa che voleva lasciarla allo zoo nuda? Torturarla? Secondo me sarebbe capace anche di ammazzarla. E quindi ci siamo ritrovati impreparati e senza un piano. Questa è completamente pazza. Lo so. Come lo sai? Cioè, volevo dire, lo immagino. Gianpiero, qualcosa da confessare? Ma che è? Un interrogatorio? No, una confidenza ad un vecchio amico. Non c'è niente da dire, non c'è niente da confidare. A che ti riferisci? Che prima ho notato delle cose. Hai detto che Silvia ha un ristorante e non sa cucinare. La conosci? È stata per 3 anni e mezzo la mia segretaria e dopo 6 mesi che lavorava da me, Cupito ha fatto uno scherzetto. Tutto qui. Comunque adesso, dico, è finita finita? Finita finita. Sono contento per te, per tua moglie e per tuo cognato. Che c'entra Max? Diciamo che Cupido ha fatto uno scherzetto. Va bene, vado a preparare la mia difesa. Ciao, mi chiamo Arianna Di Francesco, ho 21 anni e vengo da Francavilla al Mare. Vivo attualmente in Israele e sono una ballerina professionista in una delle compagnie più importanti nel paese, ma prima di venire in questo paese ho avuto moltissime esperienze lavorative diverse da questa. Una di queste è stata partecipare al programma di Amici, ma allo stesso tempo non mi ha fatto crescere artisticamente. Posso semplicemente dire che è stato molto diverso da quello che mi aspettavo e che sono anche contenta che le cose siano andate come sono andate, che quindi io sia uscita dal programma e abbia continuato a seguire il mio sogno. Sono Rossella Nicoletti e nel lontano 2001 ho preso parte in qualità di attrice alla prima edizione di Amici e mi ricordo che dopo qualche giorno, mentre ero in giro per Roma, i ragazzini e le ragazzine mi fermavano per chiedere gli autografi e per farmi i complimenti. E ovviamente poi questa pseudofama svanì come in un battito di ciglia e l'amico Litti rimase nell'oblio. Ciao papà, ma tutto bene? Ma dove sei finito? È da ieri sera che ti cerco. Sì, tutto bene, non preoccuparti. Sono a casa di Amici, tu piuttosto che succede? Papà, è incredibile. Ma ti ricordi l'audizione del mese scorso a Milano? Certo, tesoro, quella dove ti ho accompagnato io per quella tournée internazionale. Sì, papà, mi hanno presa. Ma non per la parte di Lelia, ma per la parte della protagonista. Non ci credo.
tutto vero, papà. Volevo ringraziarti e volevo dirtelo, perché se non fosse stato per te, se non avessi creduto in me, la felicità che comincia questa notte io non l'avrei mai provata. Motivazioni giuste. Andiamo al processo. Una cosa pazzesca, ma ci rendiamo conto, c'è da uscire pazzi. E poi, senta, questa è il mio cavallo di battaglia, peraltro è anche un omaggio alla sua azienda. Quale busta vuole? La 1, la 2, la 3, eh? Come vede, è in ottime mani, sono anche un artista. Posso avere il privilegio di essere il suo avvocato difensore? Lo prendo come un sì? Sì. Si può cominciare. E fu lì che il dubbio divenne certezza. Che cazzata avevamo fatto a chiamare Giampiero come avvocato. Comunque, ormai eravamo in ballo ed io non vedevo l'ora che quella sorta di processo finisse. Non vedevo l'ora di iniziare quel processo. Anche se con pochi minuti avevo comunque la possibilità di restituirle il male di tanti anni, capisci? Capisci? Pippo Franco! Pippo Franco. Fermi tutti! La mia assistita ha diritto di partecipare col volto scoperto. Assolutamente no. Appunto. Era un'ipotesi. Comunque, colleghi,
Procediamo. In piedi, chi già non lo sia. E in nome del popolo italiano siamo qui riuniti per dare il giusto processo all'imputata Maria De Filippi, accusata di alto tradimento verso la cultura e la morale d'Italia. Peraltro in contrasto con l'articolo 9 della Costituzione italiana. Eh? E che dire, mi sembra che le parti siano tutte riunite. Cedo la parola alla pubblica accusa che può parlare, le do facoltà. Vostro onore, a sostegno dei capi di imputazione, chiedo al cancelliere di mostrare alcune testimonianze video di alcuni ragazzi che hanno partecipato ai programmi dell'imputata. Obiezione, vostro onore. I video riportati potrebbero non essere fedeli alla realtà. Non discuto la veridicità delle prove, ma consentitemi di non accettare che siano attribuite le responsabilità delle delusioni e delle frustrazioni di questi ragazzi all'imputata qui presente. Vorremmo forse sostenere in quest'aula che adesso tutti i mali della capitolazione dei costumi della nostra società siano da ritenersi a carico dell'imputata? Ah già, adesso ci arrivo. Vostro onore, questi ragazzi erano in grado di intendere e di volere. Non siamo pertanto sicuri che magari dovremmo ringraziare la mia assistita per aver consentito ad alcuni di avere una grande opportunità e ad altri di fare l'esperienza con la prima grande delusione professionale, sapendo bene, noi altri adulti, ai noi, quanto la vita ci riservi tante altre porte chiuse. La parola torna all'accusa. La difesa sostiene che l'imputata ha consentito ad alcuni di aver avuto una grande occasione. Ma quale? Lei, signora Maria De Filippi, semplicemente lucra sulla delusione che crea nelle persone. Perché lei è perfettamente consapevole di non vivere sulla creazione di artisti, ma sulla creazione di delusi. I suoi format hanno bisogno di un ricambio continuo. Lei li crea, li butta via come carta straccia. È la spettacolarizzazione di questa arena, è la linfa di cui si nutre lei e il suo pubblico. E magari lei si sta ancora chiedendo perché si trova qui. Perché non è possibile che questa perversa furbizia la faccia sempre franca. Lei, signora Maria De Filippi, con la sua industria dell'illusione, fabbrica comparse, travestite da protagonisti. Credo, signor giudice, che l'accusa stia personalizzando il dibattimento, mossa da implicazioni emotive e personali. Sì, è vero. È vero, signor giudice. Forse il ruolo di pubblico ministero non mi basta. Ma voglio anche quello di testimone, di vittima e di parte lesa. Perché io, vostro onore, ho chiesto solo una chance. Che da parte dei complici della signora Maria De Filippi non mi è mai stata data. Io non ho mai sognato, vostro onore, di fare la velina. Io avevo solo qualcosa da dire. Ma perché io non devo avere la possibilità di aiutare altre persone regalando emozioni? Perché? Ma perché? Che colpa abbiamo avuto noi ragazzi di credere che voi foste lì per questo? E chi ci risarcisce di tutto questo male? E i telespettatori? Tutto questo lo sanno. Per ogni 12 ragazzi che ogni anno si illudono di avercela fatta, ce ne sono migliaia che vivono quello che sto vivendo io.
Mia madre era la migliore biologa di Roma. La migliore. Una vita dedicata alla ricerca. Scavalcata per anni dai soliti raccomandati. Si è lasciata andare. Si è arresa alla depressione che me l'ha portata via. Io non voglio soffrire come mia madre per la fine di un sogno che non mi avete neanche fatto sognare. Immagino che siamo qui per lo stesso motivo. Credo proprio di sì. Chi vi ha chiamati? La sua segretaria, e voi? Una di loro. Quindi? Che succede qua? Ma nulla di che. Mi dispiace se le persone intorno a me si sono allarmate, ma ho deciso di prendermi un po' di tempo per me e di passarlo insieme a degli amici. È apprezzabile la sua generosità, signora, ma la giustizia non funziona così. Dovrà fare il suo giusto corso. Prego, signora. Che succede qui? Sono avvocato e posso spiegare tutto, veramente. Ma guardi, lo posso spiegare a lei. Lei mi ha abbastanza preparato per spiegare tutto di questo. Questo è un segreto. Sì. E così sono venuto a casa di mio cognato. Ma permetta che mi presenti. Giampiero De Medis, avvocato e artista. No, perché sa, sono esperto in imitazioni. Non volevo. Non sto capendo. Cercherò di essere un po' più chiaro. Allora, signora? Quale vuol sapere? Qual è la verità? È una cosa pazzesca. La verità è che ve li meritate i miei programmi. Oh. Sì, ma quindi? Sto benedetto punto 10, che dicevo? Aspetta, poi ci arrivo. Intanto ti dicevo, stavo andando verso il casolare ed è proprio in quel momento che ha squillato il telefono ed era Gerry Scotti, capito? Ha chiamato Gerry Scotti. Sì, è brava, è bravissima. Sì, adesso è già in tournée da 6 mesi. Ora si trova a Copenaghen da una settimana, in scena lì. Scopa col sette bello. Voi lo sapete. Col cuore! Brava! Ma che brava, ma non c'è te la Barbara D'Urso. Ma dico io, non c'è nessuno che le potrebbe rapirla. Mani, state buoni. Aspettate, non andate che ci sono i titoli di coda. Allora, avete visto i nemici di Maria? Che facevano parte di questa combriccola pure Dado, Martina dell'Ombra che poi è Federica Cacciola, Pippo Franco, Martufello, Sandra Milo, Antonio Razzi, il senatore e Andrea Roncato. E poi c'era anche Federico Perrotta, mentre la direzione è stata di Milo Vallone, sceneggiatura di Antonelli, Elia, Fini, Morelli e Vallone, produzione esecutiva di Tamme Tamme, fotografia di Mauro John Capece, il montaggio di Roberto Morelli, le musiche di Balma Antonelli, scene e costumi
Alessandra Finocchio e gli effetti visivi sono di Luigi D'Agostino. Adesso basta, Maria, sono stanco, guarda, vado a letto. E se va bene a me, buona camicia da notte a tutti. Buonanotte, state buoni.